Per me è stato un grande piacere quando l'amico pastore mi ha chiesto di scrivere alcune parole di introduzione al suo volume. È un volume che parla di molte cose, ma di cui la parte sicuramente principale è la riforma delle istituzioni. Ma la parte sicuramente più interessante è la riforma della nostra Costituzione. Una riforma che il presidente Pastore pone in una prospettiva, come vedete, sistemica, leggendolo. Cioè, non a caso ci sono anche interventi sulla Costituzione europea, interventi su altre materie di trasferimento di poteri. Perché la riforma della nostra Costituzione, cosa che qualcuno ancora si ostina a non vedere, non è una cosa che avviene di per sé, avviene dentro un duplice movimento internazionale, che avviene in tutti i paesi del mondo. E uno più specificamente europeo. Presentare il Presidente Pastore è un'impresa insieme facile e direi quasi inutile. È uno dei parlamentari non solo più stimabili, ma più stimati per la sua professionalità e dedizione ha condotto a questa complessissima elaborazione di una riforma costituzionale che, fra gli altri meriti, serve a riordinare e limitare i danni, anzi trasformare i danni in elementi positivi di quella modifica fatta in extremis del titolo quinto nella precedente legislatura, dalla precedente maggioranza di centrosinistra e che dimostrava già un'intenzione del Parlamento di intervenire sulla materia importante del decentramento del rapporto Stato-Regioni, ma l'aveva fatto talmente male che, come ognuno ha potuto vedere in questo periodo di tempo, l'unico risultato apprezzabile di quella riforma, sbagliata, affrettata e tuttavia già incardinata in questa direzione, è stata di aumentare a dismisura il contenzioso fra Regioni e Stato. Grazie, grazie Presidente.